Ciao ragazzi, in questa serie di video tratteremo le varie tipologie di deck e il metagame in generale. Si definisce metagame l'insieme delle strategie e meccaniche che i giocatori, dopo molte partite, hanno capito essere vincenti e giocabili. Ovvio che la sperimentazione porta sempre a nuove idee, ma in una serie singola con un parco giochi ancora non ampio, i deck nei tornei saranno sempre riconducibili a pochi archetipi. Se avete dubbi sul gioco o sulle regole in generale, potete lasciare un commento oppure affidarvi all'ormai seguitissima pagina Facebook ufficiale. Vi lascio il link in descrizione. Oggi parliamo del mazzo aggro. Aggro è un'abbreviazione della parola aggressive, che sta a significare appunto una strategia aggressiva. I mazzi di questa tipologia sono veloci e cercano di colpire il nemico prima che possa reagire. Quindi carte che costano poco, avanguardie rapide e tanti danni nei primissimi turni, quando l'avversario magari riesce a giocare solo poche contromosse. Questa strategia predilige avanguardie con fretta e che possono mettere fuori gioco i difensori nelle prime fasi, quando sono pochi. Il rovescio della medaglia è la difficoltà a reggere la partita se non viene terminata velocemente, quando il nemico giocherà avanguardie potenti e massicce. Quindi si deve colpire per primi e colpire duro. Vediamo le carte più utilizzate nei mazzi aggro, che dovrebbero costituire il cuore della nostra strategia. Iniziamo con le avanguardie. Tifa comune. Costa poco e ha fretta, quindi se la giochiamo nel primo turno siamo già in vantaggio. La sua versione starter può infliggere danni alle avanguardie in Dal con la sua abilità speciale e può esserci utile nei turni successivi della partita, quando la nostra tifa comune è diventata poco efficace. Lightning rara. Questa avanguardia ha fretta e mette in dallo un avversario, quindi se il nemico non ha ancora le difese schierate, potremo infliggergli facilmente un danno. La versione leggendaria diventa poi utile in fasi avanzate di partita, quando Lightning rara ha già fatto la sua parte. Questa carta diventa incredibilmente utile perché con la sua abilità speciale decide chi la para, trasformandosi di fatto in uno sparo da 9000 danni e potrebbe essere l'unico modo per disfarsi di fastidiosi bloccanti. Lan. Ha la possibilità di non essere bloccato, quindi può sgusciare tra i nemici più potenti di lui. D'altro canto lui stesso non può bloccare chi ha la forza maggiore della sua, ma in un mazzo aggro la priorità è fare danni al nemico prima che lui possa farne a noi, quindi una carta così può farci solo comodo. Kite Sith. Carta utile per mettere fuori gioco un bloccante e costa solo uno. Peccato che non abbia fretta, ma se giocato con saggezza può farci fare un danno attaccando con un'altra avanguardia. Cloud. Inserire la versione comune di Cloud nelle prime fasi di gioco può essere una buona idea vista la quantità di carte legate a Final Fantasy VII, e la versione leggendaria può farci comodo in fasi avanzate per aprirci la strada. Vediamo ora le retroguardie. Mago Rosso Fuoco. La possibilità di impedire a un'avanguardia di bloccare è un dono prezioso e in questo mazzo è una vera manna. Se l'avversario ha un solo bloccante e abbiamo abbastanza CP, potremmo annullarglielo ogni turno. Mago Rosso Fulmine. Concede fretta fino alla fine del turno. Una vera spina nel fianco dell'avversario, anche come deterrente. Il nemico infatti non potrà mai abbassare le difese, perché sa che altrimenti, grazie a questa carta, potremmo fargli facilmente un danno. Zangan. Avendo Tifa nel mazzo, ci torna utile per andarla a recuperare. Inoltre dà fretta alla versione starter. Stregone. Entrando fa 3000 danni a tutte le avanguardie avversarie e nelle prime fasi di gioco può pulire il campo o dare dei colpi di grazia. Infine diamo un'occhiata alle evocazioni. Odino. Ovviamente i danni diretti sono l'ideale se dobbiamo aprirci un varco tra i nemici e le due versioni di Odino fanno al caso nostro. Inoltre Lightning leggendaria ce ne porta in mano uno. Brunhilde. Altri danni diretti che inoltre ci stimola a usare la retroguardia Saz per ottimizzare gli effetti. Saz, andando in Dal e congelandosi, spara 2000 danni, ma se abbiamo giocato Brunhilde in questo turno diventano 4000. Queste le carte più importanti del mazzo aggro, a cui si possono aggiungere altre carte sinergiche o utili in base alle nostre esperienze di gioco. Questo che vedete a schermo è la lista dell'archetipo del deck aggro, che contiene ovviamente le carte di cui abbiamo parlato. Come sconfiggerlo? È praticamente impossibile reagire a questo mazzo se ha una buona partenza, a meno che non usiamo un mazzo simile. Se invece non parte in maniera ottimale, possiamo cercare di tamponare, in qualche misura, i duri colpi iniziali e crearci delle difese nei turni successivi.
Se riusciamo a schierare qualche avanguardia potente, il mazzo agro avrà grosse difficoltà e potremo gestire la partita. L'importante è riuscire a sopravvivere ai primi turni. Con questa tipologia di mazzo è tutto. Vi do appuntamento ai prossimi video sulle strategie più efficaci e sul metagame. A presto!